mentre risottolineiamo il primato personale di Luisa Coiro, che si è portata a 2-0-2-0-2, 2-0-1-44 per Bellò, 2-0-2-0-2 per Coiro. Migliorare il tempo con cui aveva corso ai campionati d'Europa Under 23 a Tallinn, dove è stata argento. Parliamo di 800 metri in questo caso, ma torniamo ai 100. Browning, Rogers, sì, Bracy, Blake, Ellis, Forte, Green, rappresentati quattro continenti, perdon, tre continenti: America centro-settentrionale, Africa e Oceania. Un grande avvio di Browning in corsia 1, esce Bracy all'interno, attenzione a Marvin Bracy, statunitense, che prende appena il largo, 9,98, si scende sotto i 10 secondi e arriva al boato dello stadio della Querza, viene abbattuta in attesa del possibile arrotondamento, speriamo in questo caso per difetto, da parte dei cronometristi. Cade il muro dei 10 secondi, cade il 10-0-0 di record del meeting di Ogunode datato 2015. Ottima l'azione soprattutto nella fase lanciata di Marvin Bracy, che ha fatto veramente il vuoto, il vice campione del mondo indoor del 2014. Rivediamo la sua azione con quella di Blake, Blake canadese in questo caso, solo omonimo del campione del mondo 2011. Alla 57esima edizione del Pari della Quercia, cade